Buon pomeriggio Momò, ti giro le domande ai nostri colleghi giornalisti. Comincia Fabio Mandato che ti chiede: qual è il tuo ruolo preferito? Il mio ruolo preferisco è tre quarti, però mi piace giocare anche attaccanti che destro e sinistro. Pier Giorgio Giorno dice: che emozione hai provato nonostante la sconfitta per il primo gol tra i professionisti? Un gol alla Del Piero, premiato come migliore della settima giornata della Serie B. Sì, sono molto contento di fare il primo gol in professionista. Sono contento, però peccato per la partita, non la vinciamo, però sono molto contento. Mario Ferrantino, di nuovo a Cosenza dopo lo scorso anno, come ti trovi qui e dove possiamo arrivare insieme secondo te? Mi trovo bene in Cosenza, sono venuto l'anno scorso e mi piace tanto, una squadra buona, anche l'allenatore e il direttore. E quest'anno abbiamo una buona squadra, anche il giovanile e il giocatore esperienza, e penso che potrò fare un buon campionato. E infatti Ciccio Spina ci chiede anche cosa pensi di questo campionato in queste prime giornate. Sul futuro del Cosenza hai già risposto, che può arrivare, quindi ti chiediamo cosa pensi del campionato in genere. Cioè, il campionato in Serie B è difficile, c'è molto di grande squadra che è Breccia, Lecce, che è squadra che è venuta in Serie A, e quest'anno penso che un campionato difficile. Dario Locascio chiede una domanda sul tuo percorso di crescita. Quali sono i tuoi punti di forza e su cosa stai lavorando per migliorare? Per divenire meglio penso che devo lavorare in lavoro difensiva e anche dove fare ancora gol, ancora molto di più di gol. Alfredo Nardi ti chiede: a chi ti ispiri? Mi ispiri di Filippo Coccino, mi piace tanto questo giocatore, anche di la mentalità di Ronaldo. Allora, qual è l'obiettivo personale della squadra? L'obiettivo personale per me è di giocare tantissimo, fai la partita tanto, fai gol e anche assist. Per l'obiettivo della squadra penso che devo fare vinto la partita, e non penso che devo arrivare primo, sempre vinto partita per partita. Giusto, questa è una domanda di Aldo Morelli. Roberto Barbarossa invece chiede: come stai vivendo questo momento difficile dovuto al coronavirus e quanto sta incidendo nel tuo rendimento in campo questo momento difficile? Penso che è un momento difficile per tutto, non sempre per il giocatore, sono così, sono nella vita e dovrei essere forte e coraggio all'ospitale. Antonio Clausi dice: la Sampdoria è nel tuo futuro, ritenevi di essere già pronto per la Serie A e speravi di avere una chance da Ranieri? Speravo che mi tenesse. Sì, penso che io quando fai il ritiro con la Sampdoria e spero che io vorrei giocare in Serie A, però non si facciamo. Io mi sento pronto per giocare in Serie A. Francesco De Filippo, sei adatto ad un gioco veloce con le ripartenze oppure con il possesso palla e quindi un gioco più ragionato? Io preferisco con possesso palla, però devo giocare tutti e due. Un'ultima domanda: cos'è che finora è stato andato storto e non sei stato titolare fino a questo momento? Ti aspettavi più spazio in questa stagione? Io sono pronto per giocare titolare, dove se il mister dove in banchina o titolare io accettare, però io sono pronto per giocare titolare. Grazie Momò e forza Lupi. Grazie, forza Lupi.